semplicissima. Io nell'impasto ho utilizzato la ricotta perché è un ingrediente che mi piace moltissimo da utilizzare appunto nel fare le torte. Vi aspetto sul blog con tutte le mie ricette, menomalesongolosa.com, vi aspetto su Facebook, trovate il link sotto, vi aspetto su Twitter, vi aspetto su Pinterest, vi aspetto su Google+, vi aspetto, basta, penso, ok? Qui su YouTube, iscrivetevi al canale, mi fa piacere, e un bacione e alla prossima! Ingredienti: 150 g di farina, 100 g di frumina, mezza bustina di lievito, 120 g di zucchero, 5 mele circa, la buccia grattugiata di un limone, 300 g di ricotta fresca, uvetta quanto basta, una bustina di vanillina e dello zucchero di canna e dello zucchero a velo a piacere. In più una tazzina di latte all'occorrenza. Allora, ho messo nella ciotola due uova e un pizzico di sale. Ora aggiungo lo zucchero. Io ho fatto mezzo zucchero di canna e mezzo zucchero bianco, però potete fare o tutto zucchero di canna o tutto zucchero bianco. E ora monto le uova con le fruste fino a formare una bella schiuma spumosa e uniforme. Ora comincio ad aggiungere la ricotta. Aggiungo un paio di cucchiaiate e mixo. Ora passo alla farina. Qui ho già combinato insieme farina, frumina, lievito e vanillina e ne setaccio una metà circa nel composto. Aggiungo anche la buccia grattugiata del limone e mixo. Unisco anche la seconda metà di ricotta. Non vi preoccupate per i grumi di ricotta, questa non è una torta delicata, è una torta casereccia. E finisco con la farina. Aggiungo anche il burro che avevo fatto prima sciogliere. In sostituzione potete usare anche l'olio di semi. Ora unisco l'uvetta che avevo precedentemente sciacquato e strizzato e le mele. Da parte ne ho lasciate alcune a fette per decorare la superficie. Ho imburrato e infarinato una teglia e ora chiaramente ci verso dentro il composto. E ora distribuisco sulla superficie le fettine di mela che avevo tenuto da parte. In questa ciotolina ho mescolato 2 cucchiai di zucchero con della cannella e con dello zenzero in polvere. E con questa spolverizzo tutta la superficie della torta. In forno, forno già caldo, a 180 gradi, per una quarantina di minuti. Eccola qui, è pronta. L'ho sfornata 10 minuti fa, quindi ora è... è ancora calda. Ora la lascio raffreddare completamente e poi si può mangiare.